L'intento nostro non è quello di vincere, noi disputiamo le gare, l'importante è che ci sia tra noi un'intesa, una sinergia di intenti e di unioni, diciamo così. Matti per il calcio 2014 ha premiato il Veneto. L'ottava edizione della rassegna nazionale WISP è andata alla squadra Araba Felice di Rovigo, che in finale ha incontrato l'Atletico Niguarda di Milano. La partita e le premiazioni si sono svolte sabato 13 settembre nell'impianto comunale di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, al termine di 3 giorni di partite non stop, con la partecipazione di 16 squadre da tutta Italia. La finale per il terzo e quarto posto tra Terapia di Torino e Fuori di testa di Fabriano in provincia di Ancona è stata vinta ai calci di rigore dalla squadra piemontese. Malati di calcio. Malati, infatti, matti per il calcio. Qui c'è più lealtà, si gioca per divertirsi. Come ogni anno, le 40 partite giocate sono state principalmente una festa per tutti i partecipanti, in campo e fuori. I giocatori dei centri dipartimenti di salute mentale, gli operatori, gli infermieri, i medici, i familiari, uniti dall'entusiasmo per aver raggiunto un altro traguardo contro l'isolamento e il pregiudizio. Io ti starò vicino, va bene? Andiamo, dai, forza. Questa è una delle attività riabilitative che piace di più ai ragazzi e piace di più anche a noi in realtà. Non solo scoprono il senso del gioco, della sportività, il senso del benessere, il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario. Questo li aiuta poi anche da un punto di vista riabilitativo, dal punto di vista riabilitativo psichiatrico, forse nel senso più stretto, al di fuori, dove hanno poi a che fare con la realtà di regole che devono rispettare, di persone con cui devono interagire in maniera magari un po' diversa dalle modalità con cui tendono ad interagire in altre situazioni. E lo sport, ripeto, al di là dell'aspetto proprio salutistico, fisico, molti di loro sono dimagriti negli ultimi 2 anni, non poco, e per ragazzi che prendono farmaci non è così semplice. Invece il fatto di fare gli allenamenti, li ha aiutati, li ha fatti dimagrire, li fa tenere in forma, loro si preparano, vanno anche da soli ad allenarsi. Però è anche il senso di stare con l'altro in una maniera di gioco, ma di rispetto. E questo forse lo sport lo insegna come poche altre cose. Il segreto di questa manifestazione è la voglia di tutti quanti i ragazzi che partecipano di stare insieme, ed è il nostro motivo principale per cui si organizza questa manifestazione. Al di là della partita di calcio, della parte sportiva, è la socializzazione. Vengono da ogni regione d'Italia, si incontrano e incontrano delle realtà diverse, sia come operatori e sia come utenti del disagio mentale. Ad ognuno dei 400 partecipanti è stato donato un pallone Brazuca, lo stesso utilizzato durante i mondiali FIFA in Brasile, nell'ambito del progetto di calcio sociale Vinci un pallone, dona un pallone, promosso da WISP e Coca-Cola. Anche per quest'anno la manifestazione Matti per il calcio ha avuto un grandissimo successo. Siamo riusciti a mettere insieme 16 squadre da quasi tutte le regioni d'Italia. Grande partecipazione, grande condivisione e soprattutto grande integrazione. Siamo veramente molto contenti e anche quest'anno è stato un punto d'arrivo molto importante per tutte le nostre attività svolte nei vari territori. Da domani saremo nuovamente al lavoro per organizzare l'attività sul disagio mentale su tutti i territori. Confidiamo che il successo di questa edizione e anche tutte le risvolte e l'attenzione mediatica che ha ottenuto ci possa permettere di sviluppare ancora più l'attività e di entrare anche nei territori dove ancora non siamo riusciti a partire.